10 mesi fa ho vissuto l'infortunio peggiore della mia vita. E per tornare a giocare ai miei livelli, in questi mesi ho avuto possibilità di pensare a nuovi progetti, ma soprattutto a come riuscire a tornare ufficialmente in campo dopo un infortunio così grave. Ed è per questo che sono qui ad annunciarvi il mio nuovo progetto. Una squadra ufficiale per competere a tantissimi tornei e non solo. La squadra più competitiva di Bologna. Welcome to Off Stars Team. Dopo che l'anno scorso, se non sbaglio, dopo il campionato con l'MSP, feci per la prima volta i tornei estivi con l'MSP, ho deciso quest'anno di ritornare nuovamente con i tornei. Nella scorsa partita gli avversari non erano, diciamo, avversari che ci hanno messo così tanto in difficoltà, quindi è stata una partita abbastanza a senso unico. Ovviamente in questo torneo andranno a partecipare ragazzi che sono amici miei, tra cui Simone Pechini, Goglio Ormella e Zannoni e anche altri miei amici. Siamo appena arrivati al campo, non vedo l'ora di dare inizio a questo splendido torneo, ma soprattutto inaugurare l'Off Stars Team, signori. Adesso andiamo a consegnare le maglie, che la partita inizia tra poco. Ovviamente vi dobbiamo anche presentare i giocatori, questo nuovo team. Ci siamo! Leskoski, Off Stars. Tra l'altro, guardate un po' chi c'è. Ciao. Un po' chi c'è. Signori, dovete sapere una cosa. Dovete andare a dare un valore alle maglie che abbiamo indosso perché lei le ha disegnate. Esatto, guardate i particolari nei pantaloncini. Sono disegni targati Lime Art Fashion. Quindi mi raccomando, andate a seguire su Instagram Lime Art trattino basso Fashion. Grazie, adesso ce ne devi presentare sti giocatori. Andiamo. Andiamo. E siamo qui con Simone Alessandrini. E che ruolo sei? Attaccante. Presentati un po' al pubblico. Allora, sono molto simpatico, bello, umile. Soprattutto. Soprattutto. E non raccogli le margherite qui. Che qua dobbiamo vincere. Dici la tua esultanza. Visto che sono bello, forte e simpatico, faccio il sum di Cristiano Ronaldo. Siamo qui con Filippo Ercolani. Tu che ruolo sei? Dipende, o terzino o quinto. È mutevole lui, cambia. Sì. Come ti descriveresti? Leader, però guarda anche le margherite. Altruista. E la tua esultanza quando fai gol? No, Perché non fai gol? Esatto. Nome? Simone Pechini. Ruolo? Direi che portiere. Ok, portiere. L'importante è che non ti fai autogol. E come ti descriveresti? Leader. Leader, guarda che già in due si sono definiti leader. Siamo una squadra di leader. Quanti pensi di pararne? Allora, innanzitutto speriamo di non ricevere tiri. Oh, mi farò trovare pronto, dai. Esultante. Ma è un portiere, hai detto che non la fa? Non se ne frega. Ok. È arrivato il nostro allenatore Andrea Cantinotti. Eccomi, sarà difficile dare delle indicazioni a questi ragazzi perché sono troppo bravi, ma loro in campo non ho paura di nessuno. Basta che non ce la buttiamo però. No, speriamo di no. Quindi io ora zitto e mi godo la partita. Benissimo, abbiamo visto alcuni dei giocatori della rosa di Off Stars Team. Li andremo a conoscere i prossimi nella prossima puntata e ora godiamoci la partita. Andiamo a vederla, dai. Buon calcio a tutti, benvenuti in questa partita degli Off Stars. Sta per cominciare il pallone. In possesso di palla la squadra arancio, attenzione, linea di fondo, il tiro e la parata di Simone Pechini. Adesso gli Off Stars, contropiede, Goglio Ormella per Alessandrini, il pallone che però si perde sul fondo, occasionissima. Attenzione. L'assist verso Goglio Ormella! La rete, Fini into Goglio Ormella! Rivediamo il replay. La posizione difficilissima. Sul primo palo il portiere non ci può fare nulla. Il lancio del portiere arancio. Attenzione, il tiro cartocciato. Però è bravo Pechino. Ancora la squadra arancio che imposta con un tiro da metà campo. Cambio in atto, attenzione, c'è un cambio. Entra Samuel, di ritorno da Wembley.
subito un calcio d'angolo, un'altra occasione per la squadra d'arancio. Niente di fatto, il lancio di Simone Pecchini, il pallone per il numero 20 Zain, il tiro! Bravo, bravissimo il portiere, attenzione, Goyo. Ancora! Il tiro sul primo palo e la rete! Bellissima! E vediamo lo scambio tra Goyo Ormella e l'autore del gol. Che giustamente esulta, numero 9, Alessandrini. 2-0. Calcio di punizione, fallo di Off Samuel. Punizione per la squadra arancio. Parte il tiro e la parata ancora di Pecchini. Poi rinvia di testa la difesa degli Off Stars. Un'altra occasione per la squadra degli Off Stars con Goyo Ormella. Bravissimo Off Samuel a crederci. Contrasto col portiere, il pallone che rimane lì. Porta vuota praticamente. Perché la gente come noi, ragazzi, non molla mai, ma non è finita. Non è finita, dice il portierone. Fine primo tempo, intanto 3-0. Anche lui è in forma. Sta grande. Abbiamo una caviglia in due. Non è finita, dai. Allora, ragazzi, dentro che bisogna farne almeno altri 5. E rimaniamo umili. E rimaniamo umili, con altri 5. Si comincia dunque con il secondo tempo, prova Goyo Ormella al tiro dalla battuta iniziale. Ancora Goyo Ormella al passaggio proprio di Off Samuel, Goyo Ormella sulla linea di fondo, parte il cross e la rete ancora di Alessandrini. Goyo Ormella, doppio passo, pallone indietro, pallone in rete, Alessandrini, doppietta. Uno del Sium per lui. Ancora la squadra arancione che prova a limitare i danni. Infatti c'è un calcio di rigore. Vediamo se Pecchini la para, la tocca, ma non può nulla. Pallone in rete, 4-1. Occasione ancora per gli Off Stars. Parte il tiro, bravissimo il portiere. La traversa, la traversa. Ancora poi Goyo Ormella di tacco. Off Samuel, il palo. Occasionissima per il quinto gol. Però continua gli Off Stars con Goyo Ormella. Gestisce benissimo il pallone per il numero 3 Ercolani. Tiro sul fondo. Ancora la squadra arancione con il numero 16, il pennello. E l'incrocio dei pali. Ancora il tiro da parte della squadra arancio, ma la parata di Pecchini. Alessandrini. Goyo Ormella, Goyo Ormella sul fondo. Qui un'occasione, attenzione, per il numero 20 che salta il portiere e butta in rete. Bravissimo Zain, grandissimo gol. Si fa anche un'esultanza particolare. Off Samuel con il tiro, la risposta del portiere, Goyo Ormella ancora. E la parata del portiere, 5-1 per gli Off Stars. Ancora la squadra arancio che cerca di rimettersi in careggiata, ma niente da fare. Ancora Zain, la parata del portiere. Adesso con Goyo Ormella per Off Samuel. Off Samuel sul filtrante, Alessandrini, la parata del portiere. Pecchini, Goyo Ormella dentro per Off Samuel. Off Samuel, Off Samuel punta al portiere, lo aspetta, non tira. Poi sì, Off Samuel, la rete. Qui vediamo che mette a sedere il portiere, dribbla l'ultimo difensore, scaraventa in rete, mangia riso con pollo, giustamente. 25esimo, ancora Off Samuel. Attenzione, un'ottima corrente sulla sinistra. Salta il difensore, il tiro, la parata, ma qui finiscono le ostilità. Vince 6-1 la squadra di Off Samuel. Stiamo cucinando, riso col pollo, signori. Seconda vittoria, let's go. Allora, è terminata questa seconda giornata di questo torneo. Com'è andata la partita per voi, ragazzi? No, questo è per il man of the match della partita, che lo segna
Il mister, prenda la scena. Allora, secondo gli appunti che ho preso durante il corso del match, che non guarderò perché li so a memoria, devo farvi davvero i complimenti perché avete giocato benissimo. Ma credo che nel secondo tempo abbiamo fatto tipo 4-5 gol, che erano i gol che vi avevo poi richiesto. Doveva essere infattibile, invece è stato facilissimo più o meno farli. E sì, io qua ho il premio per il man of the match, che io lo assegnerei a Goglio Ormella. Olè! Si è mosso molto bene in campo, creando spazi che ha aiutato anche i compagni a far trovare, e per me se l'è meritato. Piccola critica: non sottovalutare mai gli avversari. Ad una certa avete iniziato a cazzeggiare un pochino, lì avete preso un gol, infatti, se quello si poteva evitare. Mai abbassare la guardia. Tranne Fini. Fini era sempre sul pezzo. Sì, a pezzo. Ovviamente è un torneo con un ricco montepremi. Bea, ci svelerai di quanto è questo montepremi? Il montepremi del torneo della città di Bologna è... Quanto è il montepremi? Qua? Quanto è? 2400 euro in tutto, una testa, no, una testa, e 30 litri di birra! Montepremi, questo ci sta. Questo però se vinciamo. Se vinciamo. Continuate a supportarci, perché questa era la seconda giornata di questo splendido torneo. Ci saranno delle altre. Mi raccomando, continuate a seguire la serie. Lasciate like e lasciate un commento. E fateci sapere chi è il vostro man of the match di questa partita. Ti ringrazio Bea. Ringraziamo anche i ragazzi e il nostro mister. Grande mister. Sta smontando la squadra. E detto questo, ci vediamo in un altro prossimo video sul canale. Let's go! Let me cook! Viva gli Upstars Team! In realtà il man of the match lo aspettavo io. Sì, perché in realtà i portieri in questi tornei si nascondono un po'. Tieni Pecco, te lo regalo, dai. Così Ok.